vivere sempre nella sofferenza, lontano da tutti, forse senza nulla vicino, nessun affetto, nessun genitore, nessun fratello. E vivere eternamente con il pensiero che si è soli al mondo. Poi a volte le esperienze ti mettono di fronte a qualcosa di diverso, un qualcosa di più felice, delle amicizie, un gruppo di avventurieri, un gruppo di amici che vanno, creano una vita insieme e poi di nuovo la vita ti toglie tutto e ti rimette al punto di partenza, dove non c'è più nessuno, dove non hai più nessuno. E allora che soluzione ho? Lo so io, cambiare completamente registro. Piacere, io sono Wallace e adesso vi racconto una bella storia. Vi racconto quello che ha fatto parte della mia vita. Che cos'è? Beh, un'avventura ricca di amicizie, intrighi, tradimenti, ma ha un perché e forse c'è qualcosa di più. E vedete, questa avventura mi ha portato ad una conclusione: cambiare completamente il mio modo di essere per cercare di cambiare il mondo. Ci sono riuscito, forse fino ad un certo punto, perché poi purtroppo le cose sono cambiate di nuovo e è in quel momento che ho avuto bisogno di convocare sei persone, o forse chiamiamole avventurieri, è meglio, sei avventurieri che potrebbero cambiare le sorti del mondo. Sono un gruppo bizzarro, ve lo anticipo, a partire da un dragonide, forse è l'ultimo sulla faccia della terra, ma questo lui non lo sa e non riesce a capire qual è il suo compito in questo mondo. E allora, perché non farlo aiutare da un piccolo amico, un piccolo halfling? Lui sa bene quello che vuole dalla vita e che cosa brama di più. Però anche lui avrà un compito molto importante in questa avventura. E non è semplicemente quello di accompagnare un drago gigantesco. Insieme a loro ci sono due nani, sono un nonno e un nipote. Il nonno ha qualche problemino, di tanto in tanto tende a scordarsi qualcosa e questo potrebbe essere un problema quando ti serve ricordare come si pronuncia quella parola per quell'incantesimo. Ma vedremo cosa gli riserverà l'avventura, ma state tranquilli perché ad aiutarlo c'è suo nipote, un bel caratterino, un po' stravagante, tipo me, e devo dire un grande esperto di musica. C'è un piccolo problema però: quella musica forse gli ha portato via qualcosa di più grande della semplice felicità. Forse gli ha portato via tutto, ma questo lui ancora non lo sa. E dopo due nani, perché non inserire un elfo? Una bella elfa, per l'esattezza. Lei, diciamo che caratterialmente è molto diversa dagli altri, molto introversa, diffidente. Forse il suo passato l'ha segnata, o forse dentro di lei c'è qualcosa che brucia, qualcosa che la tiene sempre costantemente impegnata a mantenere un segreto. E infine avevano bisogno di una guida, ma forse qui ho esagerato. Un ragazzo così giovane che non sa nulla del suo passato e della sua provenienza dovrà guidarli all'interno di un mondo che nessuno degli altri conosce. Solo lui è di quell'epoca, solo lui conosce delle cose. Chissà se riuscirà a tenere a bada un gruppo scalmanato che difficilmente seguirà una strada prestabilita. E tutto questo si trova all'interno del mio libro. E adesso vediamo loro che cosa ne pensano. Salve, sono Partin, cavaliere della famiglia Tru. Mi stavo allenando, come al solito. Sono andato nell'armeria. Ho trovato delle armi nuove. L'ho provate, un po' brillavano. Una bianca, una nera. Si sono unite. Si sono sciolte. Una melva mi ha avvolto. Poi, di nuovo nell'armeria. Da solo, senza armi. Vuota, silenziosa. Ho aperto la porta, una distesa verde, non c'era nessuno, tranne il solito ladruncolo, Phil, e tre avventurieri nuovi. Una voce diceva di camminare, però avevamo tutti paura, stranamente. Così, come è solito fare, feci io il primo passo e camminai 100, 200, 300 metri. Poi anche gli altri. Un altro passo, altri 300 metri. Fino ad arrivare davanti a quattro alberi. Cammino. Mentre cammino vedo da lontano degli alberi. Il primo che riesco a vedere è una bellissima quercia con un corpo sinuoso. Una cosa che la natura penso non abbia mai fatto.
Poco più in là, un grande albero, un salice, con un volto. Sembra quasi fatto apposta e sembra quasi che mi voglia parlare. Mi giro per guardarmi intorno. Vedo un albero bianco, luminoso, con dei petali stupendi. Mi sento proprio il bisogno di sentire il suo profumo. Mi avvicino e per terra noto un petalo morto. Quando mi avvicino per sentire il suo profumo, dietro scorgo un albero morto. Non ha più niente, niente da offrire alla natura. E la natura non toglie niente, anzi dona. Cos'è che ha creato questo albero così? Cosa l'ha ridotto così, privo di vita, quasi spaccato a metà, con un buco immenso? Mi crea angoscia e il primo istinto che ho è di tirarmi indietro. Ma allo stesso tempo ho bisogno di sentire il salice che ha da dirmi. È proprio una cosa che mi parte da dentro e ho bisogno di sedermi vicino a lui. E per la prima volta nella mia vita un albero mi ha parlato. E ci spiegava che davanti avevamo i quattro pilastri dell'universo. Ognuno di loro rappresentava qualcosa. Cronos, il tempo. Io nella mia vita ne ho perso tantissimo di tempo. Poi c'era dall'altra parte un albero che simboleggiava la natura, Eufelia. Mi sa tanto di una cosa hippie. Poi, in un angolo, c'erano due alberi, molto vicini, e rappresentavano Catherine, il bene, e Varys, il male. Questi mi hanno attratto molto l'attenzione. E poi, in fondo, finalmente, l'uomo si è palesato. E, oh mio Dio, era Wallace. Sì, io lo conoscevo, ho letto di lui su tantissimi libri, ma ero convinto che era una storia per bambini, una storia che serviva per lasciare a quei candidi bambini un protettore durante la notte. E invece no, era lì, proprio come era descritto nel libro, con la sua posa, fiero, muscoloso. Però aveva una cosa che mi ha messo tanto angoscia. Dal suo volto vedevo stanchezza, vedevo paura, vedevo... Non sembrava lui. E infatti quello che aveva da dirci non prometteva bene. Ci ha detto che Varys e Catherine erano spariti, non erano più dentro quegli alberi, e che quindi tutto l'equilibrio stava cadendo e avremmo visto un mondo finire. E di botta, boom, buio. Che dire, ci siamo risvegliati con una missione. Siamo stati riportati all'interno di una città. Dobbiamo prendere una certa signora, un'anziana. Atala, penso si chiamava, sì, Atala. Questa città maggiormente fatta di roccia, molto bella. Ha un tempio veramente immenso. È lì che abbiamo trovato Atala. Sicuramente sembrava un'anziana abbastanza simpatica. Però col tempo se aveva dei comportamenti un po' ambigui. Forse ci nasconde qualcosa. Però siamo partiti con lei. Perché c'è stato detto che dobbiamo portarcela presto. Dobbiamo partire da città, forse un carretto. Cioè, non abbiamo personale. Ci ha fatto meglio, ce l'ha fornito. Ci ha fatto salire il carretto. E siamo partiti alla volta più presto, penso. Io e il mio amico Spike siamo stati contattati da un vecchio pazzo e ci hanno detto: tu guida gli eroi. Secondo me hanno sbagliato persona, perché gli eroi sanno molto più di quello che so io. Il vecchio mi ha detto che li avrei trovati ad Aren in compagnia di una signora anziana, e in effetti stavano lì. Sembra un gruppo abbastanza bizzarro, e speriamo che vada tutto bene. Da lì siamo partiti verso la foresta di Erdel. Sembrava una foresta normale, ma non lo era. Entrati in questo bosco ci siamo resi subito conto che era un bosco dispettoso. Ha tentato di ucciderci un paio di volte. Ovviamente ci siamo salvati, ma dentro questo bosco c'era anche un fauno, molto simpatico, ma la cosa che più mi ha colpito non era la simpatia, ma uno zainetto. Aveva uno zainetto dove si poteva mettere di tutto, ci si nascondeva pure dentro. Le cose sono cambiate quando abbiamo incontrato delle sacerdotesse. Qualcosa è cambiato, forse un peggio. Ok, adesso calma, stiamo raccontando un po' troppo. Veniamo al dunque. Quelle sacerdotesse, beh, erano lì per un buon motivo. E grazie al loro intervento, o forse non c'entrano niente loro, ma questo lo dovranno scoprire.
Comunque, vi posso dire che qualcosa si è rotto ed è partito un enorme bagliore che è salito in cielo, poi si è diviso in 6 fasci di luce e hanno illuminato 6 punti ben distinti in questo mondo. E appena usciti dal bosco si sono resi conto che il tempo non era quello che loro pensavano. Era andato forse un po' troppo veloce quando erano rinchiusi lì dentro. Ma tranquilli, c'era sempre Atala ad aspettare.